progetto che tra comunale e via Gardino, dove invece abbiamo un'esperienza positiva che è un'autogestione. Come sta dicendo? Viene raccolto un po'. Schiaccia il bottone sotto. Pronto, sì. Sono 6 anni che non parlo più in pubblico, da quando ho smesso di lavorare, quindi può darsi che... Cosa c'è? Alza il volume, avvicinati un po'. Adesso? Sì. Meglio, perfetto. Quindi spero di non impappinare. Dunque, giustamente, innanzitutto vorrei fare i complimenti, siamo di estrazione, penso abbastanza simile, con il signor Sala, perché finalmente, usando un termine di Carmela Rozza, parli in italiano. Che non in politichese. Sì. Questo avevo modo di sentirlo già l'inaugurazione di quella meraviglia che è la danza di Milano, dove forse lei era ospite quel giorno, ma poche parole breve e molto chiaro. Dunque, noi siamo sotto la gestione di Metropolitana Milanese. Non indico col dito o faccio nomi, ma sono presenti dei personaggi di Metropolitana. Posso dire questo, che il nostro quartiere ha sempre avuto le persone giuste, avevamo un ottimo rapporto anche con le persone personali con Metropolitana. Dopo un inizio di comprensibile sbandamento, ci siamo avviati a qualcosa di veramente buono. Il nostro quartiere non è grandissimo, siamo 140 alloggi, quindi una media di 400 persone circa che abitano. Che dire, invece di dire cosa abbiamo che va bene o che non va bene, che siamo tutti quanti uguali, credo, come quartiere, io penso che invece sia giusto dire cosa fa il comitato per cercare di venire incontro sia alla metropolitana che di conseguenza al comune di Milano. Abbiamo allargato gli orizzonti all'interno dell'autogestione, facendo entrare anche persone non italiane, questo per un problema di lingua e di scrittura. Quindi abbiamo un rappresentante egiziano, anche se non musulmano, ma non lo potevamo sapere perché è cristiano copto, e poi abbiamo anche una filippina per problema della lingua inglese. Prima lo parlavo solamente io, oggi siamo in due, anche perché nel nostro quartiere ci sono cinghalesi, pakistani, quindi gente che è più portata. Già quando nascono fanno un web in lingua inglese, questo non è proprio il caso, quindi l'indiano non lo sappiamo, non lo sappiamo. Siamo riusciti in collaborazione con Metropolitana, con questo gestore, a portare avanti e a costruire un qualcosa di veramente straordinario, che non impianto di riscaldamento a pelle. Siamo il primo quartiere di Casa Popolare di Milano che usa il sistema a pelle, con dei grossi risparmi dal punto di vista di consumo e soprattutto esenti da un'eventuale legge di diminuzione del grado per l'inquinamento, perché noi non portiamo più inquinamento. Quindi dovesse arrivare una legge di scendere a 19 gradi, che sfido qualunque persona oltre i 70 anni a vivere in casa con 19 gradi. Noi, grazie a Dio, questa cosa l'abbiamo superata. Il comitato cercherà, credo che sia idea di tutti quanti noi, sia autogestione che non autogestione, di portare le nostre esperienze, quindi questo che vorremmo fare con il signor Sala, qualora diventasse sindaco, quindi troverà, secondo me, nelle autogestioni e nei comitati una collaborazione, avvalendosi anche di una persona che viene dalla Sicilia, che è più vicino a me, e che è stata veramente il perno dominante di tanti risultati, di tanti successi, soprattutto un altro che parla in italiano, che quando c'è da dire di no, non è neanche il caso di chiedere una motivazione, perché uno è talmente secco che uno ci fa un pensiero e dice probabilmente ho sbagliato io a fare qualcosa. Questo è quanto, quindi invece che venire qui a raccontare la lista della spesa, secondo me, d'accordissimo con l'amico Para, portiamo la nostra esperienza e cerchiamo di collaborare insieme, avvalendoci anche del nuovo gestore che è Metropolitano, non c'è altro.